Era ora, dove si sta fino adesso? Ho avuto a farte, sai. Ascolta, come che lei, misteri. Vieni con me a Prabi, che con su da farte vedere una roba. Vado. Appa, con su mister roba da farte vedere. Va bene. Dai, va avanti, le chi sotto, subito sotto la... Dove sotto la trona lì. No, dove che è la strada che te vai dentro ai martelli cecorovacchi. Ho capito, dai, mi vengo su a pè, dai. Bon. Va bon, dai, va avanti. Ciao. Ciao Mario! Ciao! Sono arrivato! Ti sei arrivato, ma arriva prima di te! È roba, eh! Ascolta, ti ho chiamato perché ieri ero lì dal Pero Zoppa, no? E io il Marco Benedetti, sai, il presidente dell'Ingarda, la promozione turistica della zona, no? E mi ha detto che la chiappa un'email che, sai che a Milano è l'Expo, no? Sai che l'Expo è l'Expo? Allora, dai, a Milano comunque lei sull'alimentazione, sul cibo, una roba del genere. E par che nel padiglione dell'Italia che resta un stand vuoto, no? Allora gli ha domandato se il Pol Nazo con i prodotti tipici che abbiamo qui nella nostra zona. E il Madì, varà, mi volerei il Nazo con l'olio. Vorrei, Marco, aspetta un attimo, perché l'olio, anche se per noi è il nostro, è il meglio che sia, no? Però, Dio, se ti vai nel padiglione dell'Italia, probabilmente si comincia a trovare quelli della Liguria, quelli della Toscana, l'Umbria, i vecchi su dalla Puglia. Vieni a trovare che ti avessi in qualcosa di diverso del suo. Aspetta un attimo, Dio, perché domani mattina vado lì a Prabi con il mio amico che la fa dei nesti sulle piante di olive, no? E là le riuscì a anticipare la produzione. Invece che farla come tutti gli altri olivi verso ottobre, novembre, no? Le bonde fare la produzione è maggio, alla fine di maggio. Sì, alla fine di maggio. Allora, ti chiamo apposta perché Dio, magari se vado mi solo a vederlo, non mi crede. Con te, te sei depeso. Mi passerà nomi. No, beh, ne va bene, guarda, dovrei, ma di che per le 9, 9 e mezzo anche allora, qui. Allora dai che fa, va. Guarda, dai, guarda se che dentro, dai, guarda. Guarda, dai che nottata. Ah, che ghe, guarda, lei la so. E che ne va a vedere, vai. Vai, vai. Guarda lì, to. To. Ciao Peppi! Ciao Mario! Sei puntuale! Ascolta, allora, mi ho speso parole per te, perché io ho trovato il Marco Benedetti, no? Sì. Sai che il Bonnara all'Expo, chi ha dito in azzo con i prodotti tipici che ha anche noi, e Bonnar con l'olio. Godino, te poi narcoloio che ga tutti, no? Dopo che sarà un pubom, un membom, un puacid, uno che sì, sì. Mario Morandini lo fa in una maniera, il Roberto Zampico in un'altra, l'azienda agraria cambia ancora, tutti quanti le su. Mi godi, conosco il mio amico Dino che la fa dei nesti su una pianta dell'olive che le riuscì a fare la produzione proprio alla fine di maggio. Allora, siccome sto qui lo dio come testimonio, ma lei Nora che mi dice che non che crede, puoi farge vedere come ti hai fatta? Guarda, posso farti vedere gli attrezzi che ho usato, perché farti vedere proprio l'innesto, è ancora un po' sperimentale. Ma qualcosa sta buona di scommettere? Sì, perché ti ha mai detto, sì, l'altro lì, che la produzione l'avevi per la fine di maggio, siamo al 31, ancora siamo al 31, scade. Infatti, proprio ancora, dovrei sbocciare fuori anche le olive nuove che ti hai inventato. Mi, in esclusiva per voi intanto, poi lo vedrà anche gli altri, per voi posso farvi vedere le piante di olivo innestate su ciliegio. Ma non sta di... come su ciliegio? Vi spiego, allora, quando l'è aprile, che sapete tutti che di aprile tacca anche il mani del bail, esatto. Ok? Perché? Okay. Poi si scrive nel libro, sì. Sono tre che penso, ma tanto andiamo avanti con gli innesti, no? Se togli delle marze di ciliegio, devi rimettere apposta di ciliegio, se taglia una circonferenza, diciamo, di 3 cm l'olivo,
se gli innesta dentro le due marze di ciliegio di aprile e a fine maggio vesco il periodo chi deve aiutarne, sì, anche un po' il tempo. Sì, però scusa, mi sono ignorante questa roba qui. Ma che bei forzi rese allora? Su l'olivo il porta a produzione miello chiamata la oliegia. Cioè, però fermate, non è che te, sì, però non è che te toizzo le sirese, ma vai fuori olio. Sì, adesso porta anche un po' che su dall'olivo Bertamini al torch, godi che provo a farmele fuori, vuoi vedere anche la resa che gasto olio e tu perché... Sì, però lascia perdere però, la resa, perché dopo ti sai, qui da Stranfor con scali, qui da Scalimi sì, sempre 20 dolci, sempre sì, sì, sì. Però vai fuori olio, perché mi devo portare una bottiglia al Marco Benedetti che il Gadanara all'Expo. Mi viene Dago Trio, nella produzione poi ve la Dago Trio. Olio. Viene torchiato, viene un olio con dei sentori di siresa. Sarebbe un olio siresa. Olio siresa. Con dei profumi, manca il sapore, se sente sul palato. Ma che fai anche l'etichetta proprio olio siresa. Olio siresa. Già che qui sotto, che poi viene sol, dove che sotto la crona sotto del castello. La crona perché... L'unico posto al mondo, se le vera, l'unico. Perché... Beppi, cominciano a credere che mi ha sto qui. Manca a me. Se le vera, è l'unico posto al mondo dove vai l'olio siresa. Siresa. Bon, andiamo a vedere gli attrezzi. Andiamo a vedere gli attrezzi. Voglio dire che gli attrezzi che è musà. Ah, le artisti sono abbastanza semplici, eh? Ah, beh, ma le... Che? Seghetto, forbici per potature più, diciamo, piccole e particolari. Minue. Spago e cera di innesti. Tutto lì. Fa vedere scorra che so, che dino te gabi so, magari è la cioccolata della tua fiola. No. Cera di innesti. Cera. È azzurra, tipo Viagra, vedi? È una specie di Viagra. È quel che tira bene. Allora scomincio a credere che Beppi, veramente... Però adesso dobbiamo vedere la prima produzione. La prima produzione, ok. Bon, andiamo a vedere la prima produzione. Allora, questo... Porca! Ma guardati! Porca e Valcarezon! No, che te le rotti, va fermo. Cioè, sticchi, saria e le olive. Sì. Olive che ha la forma di siresa. E anche il sapore può della ciliegia sì, e però, oliva. Però mi continuo a domandarti. Olio vai fuori. Olio vai fuori. Allora sì. Basta. Olio. No, perché non vai fuori a marene, perché sennò se ti vai lì così il dito, vedrai che quel mondo l'attaccai sul ram, e invece le causa l'innesto. Olio d'oliva. Bello. Siresa. Bello. Bon. Bello o no? Allora, che vuole che vi dica? Ma... Da me, dal Beppi. Dal Dino che è quel che ha inventato l'olio siresa. Un augurio che fa un augurio da Telegarda, certo. Al Marco Benedetti, okay. Che quando domani il vaso con una bottiglia di olio siresa e farà una gran bella figura all'Expo di Milano. Così dopo i 20. E l'olio sotto la crona, vera là. Crona di là. Castello. Alla prossima. Ciao. Allora.